Io sono nato qui e all'età di 22 anni, assieme a mia moglie, abbiamo iniziato questa attività. La nostra azienda produce una marea di articoli, saranno dai 4 ai 500. Oggi operiamo in tutto il mondo. Noi produciamo circa 180.000 quintali. Io cerco di arrivare sempre prima. Questo ci ha fatto sviluppare dei mercati completamente nuovi che ci hanno dato molte soddisfazioni, tipo il ravanello giapponese, tipo il coriandolo, tipo la cicoria. Bisogna cercare sempre di crescere perché chi si ferma è perduto, diceva un nostro compaesano. Le macchine di Cimbria sono state molto, molto performanti, tanto che oggi il 90% dei miei concorrenti hanno macchine Cimbria, grazie alla pubblicità che la nostra azienda ha fatto a Cimbria. La nostra crescita è stata fatta non solo da me, ma con la collaborazione di alcuni miei dipendenti di un'importanza fondamentale, perché senza la collaborazione delle persone che ti stanno vicine non si cresce. Io li ho rispettati moltissimo e siccome io non avevo successori nella mia azienda, ho pensato e l'ho fatto di regalare una parte della mia azienda, il 49%, a 5 dei miei dipendenti che sono stati i miei collaboratori più importanti. Nella costruzione di questo stabilimento noi ci siamo appoggiati quasi esclusivamente sui consigli di Cimbria, che è stato per noi una consulenza fondamentale. La mia idea di crescere è quella di sviluppare nuove costruzioni sempre con macchine di Cimbria, perché sono stati la mia fortuna.